senza il suo capitano, ma con la voglia in ogni caso di partire col piede giusto. Prende il via il 2 novembre prossimo alla Pallalobello di Siracusa il cammino della nazionale maschile nel gruppo C di qualificazione ai campionati europei 2020. A partire dalle ore 17:30 in diretta su Palamano TV, gli azzurri affronteranno la Georgia nel primo di due confronti ravvicinati e con replica già fissata a Tbilisi il prossimo 6 novembre. Partita non facile quella in terra siciliana da affrontare con la massima concentrazione per un'Italia che dovrà quindi fare a meno dell'infortunato Pasquale Maione, uno degli uomini chiave nello scacchiere del tecnico Freddy Radojkovic. Nello sport purtroppo sono cose che capitano, è capitato a me, non è niente di grave, passerà, ma sono convinto che i ragazzi faranno benissimo, il gruppo c'è, avranno chance di giocare anche magari chi gioca meno, sia in attacco che in difesa. Io sono qui a dare una mano moralmente, ci crediamo e speriamo di far bene, forza ragazzi. Niente paura, comunque determinazione massima in casa Italia, dove il lavoro è andato avanti ad alta intensità nei giorni pre-gara. Il passaggio del turno è un obiettivo che Fovio, capitano, contro i georgiani e tutta la compagine azzurra vogliono tenere vivo, tangibile, fino alla fine, fino alle sfide contro il Lussemburgo nel gennaio 2017. Sicuramente sarà un match molto difficile per noi. Difficile perché comunque la Georgia è una squadra di tutto rispetto, ha degli ottimi giocatori, abbiamo visionato i loro video, sarà una partita molto complicata. Poi ci sarà Maio che purtroppo sarà assente, ricordiamo che non c'è nemmeno Valerio che comunque negli ultimi impegni aveva fatto veramente bene. Comunque siamo carichi, sappiamo dell'importanza di questa partita per noi e per tutto il movimento. Alla fine noi veniamo qui, giochiamo oltre che per noi soprattutto per la pallamano italiana, speriamo di raggiungere quel risultato che comunque è alla nostra portata. È un onore sempre vestire questa maglia, vestire la fascia lo è ancora di più. Spero di dare ai miei compagni la giusta tranquillità e il giusto aiuto per portare a casa, diciamo, questa vittoria. Il match Italia-Georgia sarà diretto dalla coppia arbitrale rumena Manea Iliescu, con fischio d'inizio alle ore 17:30 e, come detto, trasmissione in diretta su Palamano TV dalla Pallalobello di Siracusa.